Benvenuti a tutti a questo mio nuovo video. Oggi voglio fare un po' un video diverso dal solito, nel senso che in questo canale di solito parliamo di anime, di solito parliamo più che altro anche del mondo editoriale dedicato ad essi. Facciamo analisi, facciamo, come dire, oppure previsioni su quello che potrebbe essere il futuro. Mi ha fatto un mese fa, tipo, con le aspettative per quanto riguarda gli editori. Difficilmente ho trattato videogiochi e soprattutto difficilmente ho fatto quello che andiamo a fare oggi, ovvero vorrei fare un po' un video esperimento, insomma, vedere un po' cosa si può fare con un tablet di ormai più o meno un decennio fa, ovvero uno smart pad HD Pro, se non mi sbaglio, da 10 pollici della Mediacom, che ormai penso nemmeno si veda più, forse con la luce si potrebbe vedere, sì. Con la luce si vede. Così, giusto per vedere con cosa si può videogiocare oggi con un hardware di 10 anni fa che sto a fare, per esempio, a 1 GB di RAM, che ormai 1 GB di RAM non li trovi nemmeno più sul mercato, penso, con questa RAM, se non proprio a prezzi bassissimi. Per farvi capire quanto è vecchio, ieri, un po' di giorni fa, ho provato a usare il Play Store e crashava in continuazione, talmente che è diventato pesante per lui gestirlo. Tra l'altro, questo ormai, tra virgolette, non è nemmeno più un tablet perché, come potete vedere, il touch non funziona, quindi lo useremo tramite un mouse esterno attaccato con l'OTG. E non so neanche, cioè, quindi penso che forse questo non si possa neanche troppo definire un tablet perché non ha proprio, non ha molte cose, cioè non ha, da quello che ho capito, i tablet sono tali perché si possono usare senza mouse e tastiera, senza, perché non si devono utilizzare per forza con quello, ma in questo caso è necessario, quindi probabilmente non si può neanche definire troppo un tablet, però vabbè, sti cazzi. Sì, dovrebbe vederlo il mouse, quindi eccolo qua. Come potete vedere, dovrebbe essere Android tipo 4.1, adesso lo vediamo. Questo è il sistema. Informazioni sul tablet. 4.4.2. Eccolo qua, KitKat, Android KitKat. Allora, con cosa posso iniziare? Ma sì, direi di provare con il gioco che. L'unica cosa che ho installato ieri, ovvero Asphalt Nitro. Vediamo se si avvia quantomeno. Però chiaramente gli dobbiamo levare il mouse perché non serve. Diciamo io. Lo useremo direttamente con il pad. Che tra l'altro lo sto provando in diretta perché ieri non l'ho provato. Quindi potrebbe anche non andare e non lo facciamo. Perfetto, non va, nemmeno, cioè, l'applicazione crasha praticamente all'avvio, quindi Asphalt Nitro non ne vuole sapere proprio di funzionare. Allora, vediamo un po', esploriamo un po' il Play Store. Come potete vedere, nemmeno carica le immagini, è molto spesso, cioè proprio si vede che ormai la home del Play Store è troppo pesante per questo tablet. Allora, proviamo con i classici, va. Aspetta che devo fare sta roba, se no non c'è la tastiera. E si è frizzato. Ah, boh, ci ha messo 3 anni ma ha preso il comando. Cioè, meglio, si è sentito il suono. E vai, primo card. E ti è crashato già per una volta. Vai, primo crash. Non so perché, ma Aptoide ogni tanto crasha a caso. Cioè, Aptoide non ha mai funzionato recentemente su sto tablet. Oh, mannaggia. Facciamo una cosa, chiudiamo un po' di cose. Del resto siamo tipo su 1 GB di RAM, quindi no.
Secondo Crash, sai che per installare dei giochi ci dovremmo affidare agli APK esterni, che sul Play Store è già un miracolo che sia riuscito a... Che è sta roba? Sì. Boh. Niente, niente da fare. Non le vuole proprio sapere. E pensare che questo... Fino a qualche anno fa era anche abbastanza buono, cioè inve era invecchiato bene anni fa questo tablet, secondo me. Ma adesso è proprio diventato troppo pesante certe cose per lui. Proviamo se è ancora compatibile Fruit Ninja, eh? C'è... Attenzione. Può ancora essere installato. Niente, nel tentativo di installare... È già crashato. A few moments later. Attenzione, siamo riusciti ad avviare l'installazione di Fruit Ninja. Forse lo giocheremo. E niente. A quanto pare il tentativo di installare Fruit Ninja è fallito. Tramite APK sono riuscito ad installarlo. Vediamo un po' se almeno si avvia. Qui ha perso il fuoco. Come potete vedere, si sta mettendo parecchio. Attenzione. Gli va adatto lo schermo, soprattutto visto da davanti, sa ancora il fatto suo. Aspetta che abbasso un po' il volume. Boh, così. Cioè, visto da davanti non è male, cioè, del resto era HD, quindi cioè come monitor schifo schifo non fa. E io come tablet personale oggi ho uno schermo 2K, quindi ci sono anche abituato. E niente, è crashato. Capirai che novità, però allora riproviamo un attimo ad avviarlo. Ed è crashato anche il secondo tentativo. Niente, Fruit Ninja non ne vuole proprio sapere di funzionare. Proviamo adesso invece questo gioco qua, Jackpack. Jackpack installato, vediamo un po' se questo funziona. Madonna, qua c'è ancora il mio vecchio nome su YouTube. Vabbè. Oh, attenzione. Forse ci siamo. Vabbè, sti cazzi, se anche... Forse ci siamo. Questo forse riusciamo a giocarlo.
Madonna. Dai, al di là dei un po' di qua, dei cali di frame, ma quello è normale. Questo è giocabile, anzi, più passa il tempo e quasi non lagga nemmeno più. Però Ale, freeze. Drop. Ma sì, dai, consumiamoli. Che altro volevo arrivare alle parti più veloci. Che tra l'altro sto gioco non lo gioco da una vita ormai. Sono proprio diventato scarso, al di là che... Che a sta cosa neanche me la ricordavo. Però dai, noto che bene o male alle velocità reagisce tutto sommato ancora bene. Cioè questo è giocabile da tranquillamente. Vabbè. Mannaggia. Vabbè, prova jackpack joyride superata. Adesso io provo ad installare Asphalt 8, che questa all'epoca ci girava tranquillamente, quindi ci proviamo. Cioè, prima Nitro nemmeno si crashava proprio all'avvio, qua vediamo un po'. E dopo il secondo file che mi fa questo messaggio, direi, cioè... Asphalt 8 non si vuole proprio installare su questo tablet oggi, cioè questo all'epoca ci girava tranquillamente. Giustamente non potevamo che non provare questo gioco perché è abbastanza stato storico del mondo Android, quindi andava fatto per forza. Questo se non crasha, secondo me è sicuramente giocabile. Questo forse, cioè, gira ancora meglio rispetto a Jackpot addirittura, cioè è ancora più fluido questo. Come sta in piedi quello lì è un mistero, vabbè. Vabbè dai, Angry Birds gira ancora meglio di Jackpot, cioè si vede proprio che è un gioco ottimizzato per girare ovunque. Come abbiamo potuto vedere, la maggior parte delle operazioni è quasi impossibile farle perché ormai... le applicazioni stesse
nella maggior parte dei casi sono pensate per altri hardware, cioè ormai neanche proprio possono girare su un tablet di 10 anni fa con 1 GB di RAM. È un processore molto molto vecchio. Adesso proveremo a usare un po' gli emulatori e anche quelli non è che stia facendo, cioè anche lì sto un po' penando per installarli, ma vedrete qualcosa, cioè faremo in modo di far andare qualcosina quantomeno. Mi ricordo che all'epoca, per esempio, su sto tablet andavano molto bene le emulazioni PS1 a Nintendo 64, quindi forse quelli li porto, soprattutto il 64. E in più penso di fare DS e PSP, è inutile che mi metta a provare per dire GameCube, cioè non ce la fa il mio attuale tablet a quello, che è un tablet del 2019 che ho pagato poco, quindi figuriamoci questo, insomma. PSP sono curioso di vedere se si può fare qualcosa, e anche DS, perché tra l'altro per quanto riguarda il DS utilizzeremo Drastic, che casualmente è stata l'applicazione più facile da installare qua sopra. Vabbè, meno male, dai, una volta tanto una cosa buona. PSP, eccolo qua, PSP. Proviamo prima. Aspetta che mi sono dimenticato di specificare una roba. Tra l'altro, così vedete anche i settaggi che ho applicato. Questo tra i giochi della PSP penso sia il tra i più leggeri che si può far giocare in generale. Cioè, diciamo un po' tutti i titoli di Dragon Ball PSP sono leggerissimi rispetto ad altri giochi. Perfetto, come immaginavo, ma questo diciamo che era abbastanza una formalità. Vabbè, e questo approvato. Visto che sta per uscire la remastered, proviamo un po' il gioco originale. Dai, è abbastanza giocabile. Certo, non è stabilissimo, nel senso che ogni tanto, come potete vedere, troppa un po' di frame, però è un po' e pad alla mano un po' si nota il drop. Adesso proviamo GTA Liberty City Stories. Vabbè, dai, cioè pensavo peggio. Pensavo, cioè, non gira bene, però alla fine
Qualcosina si può fare. Cioè, in alcune parti è addirittura fluido. Aspetta che non si sa mai, va. Solo per cui se c'è già, quindi non ha neanche molto senso. Proviamo un attimo ad diminuire la risoluzione. Vediamo se cambia qualcosa. Oddio, forse è leggermente più fluido, ma non cambia molto. Leggermente proprio. Adesso proviamo anche il suo compare Vice City Stories. Mannaggia. Sì, comunque rispetto all'altro va più fluido. Cioè, fa quei frame in più, quantomeno. Vabbè. Vabbè, dai, proviamoci. Su questo può uno dei giochi più, della PSP più pesanti da emulare sicuramente è questo. Eh sì, più o meno ci ho azzeccato, 10 frame.
Mamma mia. Questo è veramente un gioco pesante, purtroppo. Cioè, non gira proprio, cioè anche sul mio tablet attuale non credo che questo giri molto, quindi. Vabbè, si è capito. Allora, proviamo invece. Adesso proviamo Outrun. Proviamo ad abbassare un attimo la risoluzione. Non cambia molto. Proviamo uno dei giochi che ho giocato molto nella mia infanzia, ovvero Cars. Proviamo a PES, vediamo un po'. Tra l'altro, meccanicamente quello della PSP è invecchiato tantissimo, PES, veramente. Qua e là un po' troppa, però c'è bene o male gira. Madonna mia. Che droppata. Adesso proviamo un videogioco un po' insolito, ovvero il videogioco di Initial D, che
Dai, un po' giro. Ah, sbagliato. Che veramente una saponetta sta macchina. Dio buono. Poi non sono neanche io sta cinque. Però dai, a sorpresa, cioè, qualche laghettino c'è, però è comunque molto, cioè, gira abbastanza bene. Proviamo questo qua, Chinatown Wars GTA. E in ultimo proviamo. E in ultimo proviamo Medal of Honor. Madonna. 11 frame, 10 frame. 12, 11. Thank you.
Ed eccoci con Drastic, emulatore per Nintendo DS. Proviamo qualcosa. Iniziamo da qui. Sì. Mannaggia.
Mannaggia. Vabbè, comunque ci tengo a specificare che comunque queste performance sono comunque da prendere con le pinze, perché è la dimostrazione di come l'emulatore, che se non mi sbaglio gratuitamente nemmeno esiste, perché penso sia Drastic, sia Early Premium, perché ho pagato meno di 5 euro, ed è incredibile come sia questo emulatore sia ottimizzato praticamente per girare ovunque, cioè... Devo impegnarmi per trovare un hardware dove l'emulatore Drastic non funzioni davvero a dovere. Quindi, diciamo che le performance che avete appena visto del DS sono molto da prendere con le pinze, perché con altri emulatori gratuiti sicuramente otterreste, se va bene, la metà di quello che avete visto adesso con Drastic. Quindi, qua è assolutamente approvato, ma per meriti del software, cioè nel senso che in questo caso il software ha fatto decisamente la differenza, che per esperienza io prima, qualche mese fa, che quando giochiavo col DS utilizzavo emulatori gratuiti, c'è una differenza abissale, non indifferente rispetto a questo, in senso negativo, nel senso che questo Drastic è tutt'altra cosa, cioè Drastic veramente gira quasi ovunque. Cioè, penso che una di quelle sfide sul canale da fare sia trovare un prodotto dove Drastic laghi come se non ci fosse un domani. Sarebbe un'ottima sfida, perché ce l'ho provato dovunque, e questo emulatore è fantastico. Cioè, rispetto a tutti gli altri, quantomeno. In conclusione, cosa si può dire di questo tablet ai giorni nostri? Purtroppo siamo stati limitati dal fatto che non gli va più il touch, quindi, cioè, magari col 64, se si avesse avuto il touch, magari qualcosina in più sarei riuscito a fare. Che appunto per configurare un pad devi banalmente configurare i tasti mentre è attaccato, e qui cioè, purtroppo il touch non va. Alcune cose non sono riuscito a farle, e in generale siamo stati limitati molto da questo punto di vista. Più che altro, al di là della vecchiaia, qualcosina si può fare. Poi, cioè, io sono, ho, avete visto che ho provato DS e PSP, ma se penso che sia andato a scendere qua sopra, più o meno tutto il resto ci giri bene, sicuramente, secondo me. Quindi questi dispositivi, se per fare retro gaming molto vecchio, penso possano andare bene, per esempio.
Un'altra cosa che penso possa andare bene ancora tutt'oggi è come banale lettore multimediale portatile, che io sto qua l'ho utilizzato molto per questo. Ormai oggi utilizzo il mio tablet principale, che tra l'altro probabilmente su di esso ci vedrete dei contenuti più avanti, perché vedrete un po' cosa probabilmente ho intenzione di fare con in generale il tablet principale, ma anche un po' più con i videogiochi, nel senso che in questo canale introdurremo un po' i videogiochi, qualcosina, cioè ogni tanto giocheremo a qualcosa in live o tra virgolette live, cioè in diretta, video registrato insieme. Quindi sì, qualcosina bene o male sono riuscito a fare. Alla fine c'è qualche giochino leggero di Android si può ancora fare. Sicuramente ce ne saranno molti che si possono utilizzare qua sopra, ma chissà, forse sarà un prossimo video, ci proveremo ancora, faremo altro, però. Poi il problema principale è stato che Aptoide non è andato, che con Aptoide avrei provato anche altro, per esempio, con Aptoide avrei provato anche GTA San Andreas. Che io il bello, che la versione originale di Android l'ho comprata, però qua dal Play Store mi sa che me lo dà non compatibile, quindi dal Play Store, anche se l'ho comprato, non riesco più a installarlo qua sopra. Aptoide sarebbe stata l'unica soluzione, e se crasha all'avvio non posso farci niente. Che comunque, se avesse funzionato quello, avrei fatto qualcosina in più, cioè avrei giocato a quello e avrei giocato anche a qualcos'altro. Quindi purtroppo, lato giochi Android, non ho potuto provare tutto anche per quello, perché Play Store crashava in continuazione e Aptoide nemmeno si apriva. Lato emulazione, ammetto che alla fine i risultati che si sono col DS, vabbè, più o meno me lo aspettavo, perché ripeto, lì i meriti vanno all'emulatore Drastic, che in tutte le cose in cui l'ho provato va alla grande. E io venivo dagli emulatori gratuiti come Super NDS e un altro ancora che non mi ricordo come si chiama, e non c'è paragone. Cioè lì gio ci giocavamo la pena, qua ci giochi perfetto praticamente. Quindi quello, avevo pochi dubbi che lo avrei ottenuto risultati buoni. Quindi se volete avere un DS portatile, con degli schermi più grandi, compratevi quell'emulatore che costa tipo 4,49 se non mi sbaglio, e otterrete delle grandi performance. PSP si può fare qualcosina, qualche gioco leggero, sicuramente si può fare, come i Dragon Ball, come PES. Poi non ne ho provato altri, cioè di giochi leggeri per PSP che sicuramente girerebbero qua sopra in maniera quasi dignitosa, ci sono sicuramente, non solo quelli che avete visto, e in più ho anche mostrato altri giochi come se la cava, quei giochi tra virgolette impossibili che chiaramente ingiocabili, ma vabbè, io l'ho fatto più che altro per, cioè, la selezione dei giochi PSP l'ho selezionati un po' che probabilmente sarebbero andati, e un po' no, chiaramente, insomma, giusto per vedere con vari livelli di gioco della PSP come si comporta. Detto questo, iscrivetevi un po' al canale, dite cosa ne pensate di questo nuovo format, che o comunque di questo nuovo argomento che non sono solito trattare, ma che nel prossimo futuro magari vedrete un po' più spesso, perché così voglio giusto variare un po' i contenuti di questo canale. Dite un po' cose, se commentate, se anche voi avete in casa, avete avuto o avete ancora oggetti di questo tipo, e un po' dite, raccontate un po' le vostre esperienze. Ci vediamo al prossimo video.